Buongiorno a tutti. Allora, io sono Claudia e sono qui in cantina insieme a Luca Gungui in centro a Mamoiada. Abbiamo appena finito di fare gli assaggi delle nuove annate dei suoi vini e mi faceva piacere sentire la sua opinione rispetto a questa tematica che in questo momento comunque è anche a cuore a noi di Slow Wine, che riguarda la richiesta di mercato. Che si riferisce principalmente a vini di pronta beva o comunque vini più agili nell'essere consumati. Qui a Mamoiada, beh, la situazione è un po' diversa, ma ecco, tu cosa ne pensi? E anche in futuro, no, no, in futuro, a causa dei cambiamenti climatici che abbiamo, come pensi di affrontare questa richiesta e se effettivamente per voi c'è oppure avete altre idee rispetto anche all'identità vostra qui di Mamoiada? Ma in effetti Claudia, intanto ti ringrazio per essere passata a trovarmi. Insomma, un po' l'hai detto tu in premessa, diciamo che c'è sì questa esigenza, ecco, da parte del mercato di avere dei vini sì, di pronta breva, dei vini più freschi e via. C'è da dire che qua il territorio per fortuna ci consente di produrre dei Canonau che se da un lato sono sempre appunto strutturati, insomma, con un corpo importante, dall'altro lato però, soprattutto l'altitudine, il tipo di terreno, il tipo di clima, ci consente di fare appunto dei vini che sono anche freschi, eleganti, bevibili, di pronta beva. Quindi diciamo che, come dire, l'escamotage che noi qua a Mamoiada abbiamo pensato per poter produrre sempre di più vini freschi è quella di anticipare un pochino la vendemmia, quindi dei vini che risultano essere meno alcolici e quindi più pronti per il mercato attuale. Anche se devo dire che questo, come dire, non deve snaturare quelle che sono le caratteristiche del vino di Mamoiada. Non dobbiamo, come dire, dare troppo peso al mercato, alla richiesta di mercato, perché il contraltare di questo potrebbe essere, come dire, snaturare quelle che sono le caratteristiche dei nostri vini, e questo, secondo me e secondo noi, è un errore che non ci possiamo permettere. Quindi principalmente lavoro in vigne, forse anche vigne un po' più in altitudine, esposizioni diverse. Esattamente, esattamente. Si sta andando, la tendenza dei produttori qua a Mamoiada è quella di andare sempre più in alto. Se prima vi erano dei territori che, delle parcelle, dei terreni che non erano vocati alla viticoltura, oggi Mamoiada sta conoscendo da questo punto di vista una nuova primavera, quindi andando a sperimentare vigne sempre più in alto, che diano Su che quindi, altitudine beh, sono? prima era proibitivo. Parlo di 20-30 anni fa, era proibitivo spingersi oltre i 700 metri. Oggi abbiamo dei vigneti che stanno a 850-900 metri di altitudine. Quindi andando sempre più in alto, dando quella, come dire, acidità, quella sapidità ai vini che appunto incontrano un grande favore del mercato attuale, soprattutto il mercato giovanile. Ok, Luca, io ti ringrazio, è sempre un piacere venire qui e fare una chiacchierata con te Grazie a te e a voi di e ci Slowline. vediamo il prossimo anno, eh? Benissimo, grazie a Grazie. voi.